Ragazzi, nome della squadra? Slam Drunk Team. Slam Drunk Team, nome più bello non poteva esistere. Siete arrivati in finale, com'è stata? È stata dura? Due parole sul percorso che avete fatto. Sì, è stata abbastanza dura perché le squadre comunque hanno giocato molto fisiche e hanno cercato di provare a competere col nostro comunque abbastanza potere fisico, perché abbiamo due ragazzi che sono molto grossi. E sicuramente... quello vi ha aiutato? Sì, sicuramente sì, perché la maggior parte dei rimbalzi era loro. Come vi sembrano le maglie della finale organizzate tutto da Rucker Park? Vi sembrano belle? Sono molto belle, sì, devo mettere anche lo stesso materiale e poi la scritta The Finals, beh, quella è un tocco di classe. Nome della squadra? Giovanna. Giovanna, pazzesco. Ogni volta che arriva qua qualcuno c'è sempre un nome più strano, stupendo. Ragazzi, siete in finale, ve lo aspettavate oppure no? Ma a dire il vero no, cioè all'interno dei gironi pensavamo di sì, poi quando siamo arrivati qua abbiamo visto un po' gli altri, no, però ci siamo e ci proviamo. Questo campo qua che è molto piccolo è un gioco molto fisico, adesso i finalisti saranno ancora più fisici di quelli di prima, quindi sarà ancora più duro. C'è un messaggio che volete lanciare alla finalista? Qualcosa da dirgli? Vabbè, voi siete Pallacanestro Varese, ma noi siamo Basket in Battaglia. Sì, siete di nuovo sul T4, siete contenti? Mizzega. Com'è stato? Due paroline sulla partita, ve l'aspettavate così? Sì, sì, molto fisica e puntata sul canestro da sotto e non sul tiro da fuori, come ci avevamo architettato. Quindi è stata proprio una tattica quella che avete utilizzato? Sì, sì, di subire fallo e raggiungere il bonus che permetteva di avere due tiri liberi più possesso. Ho visto che siete partiti un po' male, poi però controllo totale, siete riusciti a fare tutto, praticamente vi è uscito anche tutto, anche da fuori, bellissimi tiri ho visto. Sì, sì, infatti, un po' di sfortuna, però l'abbiamo portato a casa. Adesso con l'assegno che vi daranno da 10.000 euro cosa ci fate? Si va a Miami subito. Ragazzi, innanzitutto complimenti per la vittoria, ve l'aspettavate? No, no, non ce l'aspettavamo, quindi molto molto contente. Però ci abbiamo sempre creduto. Quello è importantissimo, infatti ho visto siete partite benissimo, metà partita vi hanno un po' recuperato, però siete sempre stati in vantaggio, quindi direi buono. Sorprendente, no, ce l'abbiamo messa tutta veramente, puntavamo a vincere. Contro di loro, non mi ricordo, vi eravate già sfidate? Sì, sì, due. Quindi in finale avete vinto, felicissime. Bene, sì, sì, molto, molto. Riparticiperete anche l'anno prossimo, non lo so. Perché, certo, perché no, sì, certo. Perché no. Siamo qui con Choi, sei appena tornato da Antibes, sappiamo, ti sei esibito, com'è andata? È andata benissimo, è stato un dunk show veramente stupendo, eravamo carichi, soprattutto io e Marco, e oggi siamo qui, cioè sono partito stamattina per essere qui. È la prima volta che partecipi al Mi Games? Sì, è la prima volta, però non è la prima volta che sento parlare di questa manifestazione e devo dire che qui è veramente tutto bello. E invece come mai hai scelto di dedicarti allo slam dunk piuttosto che magari a un 3 contro 3, un 5 contro 5? Devo dire che è stato lo slam dunk ad avermi trovato, perché io mi sono sempre impegnato a migliorarmi come atleta e credo che lo slam dunk sia l'opportunità per mostrare le mie vere potenzialità. Ragazzi, complimenti, finale, ve l'aspettavate, sì. Grazie. Siamo venuti qua per quello, dai, ci volevamo provare, poi non ci aspettavamo sicuramente un livello così alto ed è ancora più bello essere in finale così. Infatti ho visto che a loro da fuori gli entrava di tutto, quindi per voi è stato ancora più difficile perché... Il tiro da due penalizza tanto, perché poi da tre è da due. Però dai, ci siamo fatti valere, anche noi abbiamo segnato da due, poi sotto abbiamo un animale che li distrugge tutti, non solo con la tecnica, a volte anche con la violenza fisica, e beh, è andata bene così, dai. Cosa ne pensate delle magliette? Rucker Park, come vi sembrano? Come ci stanno? Bellissimo, no, molto molto bello, sì. Che finale vi aspettate? Secondo te cosa potrebbe accadere dopo? Mazzate, mazzate, tanto mazzate. Mazzate, sangue, violenza, tutte le cose che non vanno bene. No, vabbè, no, una finale sicuramente intensa, noi ci metteremo l'anima, faremo quello che possiamo fare, cioè
chiederemo anche di più al nostro corpo, alla nostra mente, e vediamo cosa succede. Siamo qui con i campioni, ragazzi, ce l'avreste mai detto, è stata una partita bellissima da vedere da fuori. Abbiamo avuto l'approccio giusto, fisicamente abbiamo tenuto e abbiamo vinto. Avete sbagliato quasi niente. Sì, abbiamo ammazzato, le abbiamo date, però alla fine abbiamo tenuto bene, benissimo direi. Loro hanno sbagliato tanto, ho visto molti tiri liberi che hanno veramente tantissimi errori, quindi voi avete... Tanti errori, però alla fine anche merito nostro che abbiamo vinto. Avete giocato molto veloci, tiri da fuori praticamente vi sono entrati quasi tutto, quindi gap positivo direi. Direi di sì, abbiamo giocato veramente bene e poi vincere la sfavorita è molto più bella. Il Mi Games 2016 non finisce qua perché continua in altre 4 città. Lasciate like alla pagina Facebook di Rucker Park perché ci rivedremo l'anno prossimo per l'edizione del 2017.